In occasione dei 75 anni da quella distruzione che venne dal cielo, oggi, a passato e presente, parliamo del bombardamento dell'abbazia di Monte Cassino. 15 febbraio 1944. L'esercito anglo-americano sospetta che in quell'abbazia si nasconda il comando tedesco che opera sulla linea Gustav, che li sta bloccando nella loro risalita dell'Italia, e bombarda, dopo aver mandato dei volantini di avvertimento, bombarda l'abbazia di Monte Cassino. Ne nascerà una discussione infinita sulla liceità o meno di quel bombardamento, soprattutto dopo che si scoprirà che i tedeschi non si nascondevano affatto in quell'abbazia, anzi si scoprirà che dopo si andarono a nascondere lì tra le rovine delle bombe anglo-americane. Del bombardamento dell'abbazia di Monte Cassino parliamo oggi con la professoressa Silvia Salvatici e con Annabella De Robertis, Carolina Germini, Maria Chiara Conti. Professoressa, quella era un monumento importantissimo. Quanti anni aveva quel monumento? Era stato fondato dai Benedettini nel VI secolo. 1300 anni? Sì, esatto. E lì i tedeschi, lì dentro non c'erano gli alleati, la bombardano pensando che ci sia il comando tedesco, ma non c'è. Ma se ci fosse stata, io lo chiedo da storica, non le chiedo un suo giudizio personale, è lecito per uno bombardare un grande monumento? Perché in contrario basta che il nemico si metta nella Torre di Pisa o nel Duomo di Milano e nessuno lo può bombardare. Naturalmente, in linea del tutto teorica, il patrimonio monumentale e artistico delle città dovrebbe essere protetto. Ma è chiaro che noi vediamo anche nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, sì, come questo viene totalmente calpestato, questo principio viene totalmente calpestato, tant'è vero che le perdite dal punto di vista proprio del patrimonio dei beni culturali in Italia e in Europa è enorme. Certo, noi ne parliamo questa volta in modo particolareggiato perché questa volta a calpestare il patrimonio non sono i cattivi, i nazisti, ma sono i buoni, gli alleati anglo-americani, ma lo vedremo. Lo vedremo nel corso della puntata perché peraltro i danni agli edifici, anche a quelli storici, vengono dai bombardamenti, principalmente dai bombardamenti alleati. Esatto. Entriamo nel primo capitolo, quello in cui vedremo quel contesto bellico dell'autunno 1943, i tedeschi alleati si combattono lungo la linea Gustav.